Volete sapere come calciare le punizioni su FC24? Siete nel posto giusto. Oggi vi mostro qualche trucchetto infallibile per punire il vostro avversario quando vi ritrovate nella giusta posizione. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Quest'anno finalmente su FC24 si è ritornati un po' a quelli che erano i fasti di FIFA 20, dove si potevano tirare delle gran belle punizioni dirette in porta, e infatti quest'anno mi ci sto divertendo veramente tanto e ho scovato qualche piccolo trucchetto che potrebbe aiutarvi sia quando l'avversario, diciamo, si espone a delle situazioni a lui sfavorevoli, ma anche quando l'avversario vi lascia tutto quanto di base senza toccare il portiere, senza muovere la barriera, e vi assicuro che anche in queste situazioni qua riuscite ad essere efficacissimi. Analizziamo questo primo calcio di punizione. Tutto quello che vedrete all'interno di questo video funziona in un range che va dai 20 fino ai 27-28 metri, proprio tirato risicato. Quello che possiamo notare subito è che qua ci troviamo sui 22 metri, quindi siamo a ridosso dell'area di rigore e ci troviamo da una zolla destra. Ovviamente quando battiamo da destra andiamo a calciare con un giocatore mancino, speculare dall'altra parte; quando calciamo da sinistra battiamo con un calciatore destro. Questo per quale motivo? Perché noi non interessa andare a calciare di interno, ma bensì di esterno. Questa è la posizione iniziale di qualsiasi calcio di punizione, perché l'avversario non ha mosso né la barriera e né il portiere, cosa che potrebbe fare. Difatti non dovete mai battere correndo, perché altrimenti magari l'avversario vi sposta il portiere, vi chiama un uomo sul palo e rimanete fregati. Cosa succede qua infatti? Io attendo, inizio banalmente a posizionare il cursore che serve per battere la punizione con l'analogico destro sul tiro d'esterno, ma studio la situazione e, come potete ben vedere qui, il mio avversario fa un leggerissimo, ma proprio leggero passo, rimanendo quasi dalla sua posizione originaria, che era questa qua, verso destra. Quindi io che cosa faccio? Vado a selezionare qui, vedete, il mio tiro di esterno, e per avere la zolla esatta del tiro d'esterno, per questo calcio di punizione dovete andarvi a posizionare, vedete qui dove c'è questo spigolo praticamente dell'angolo retto, con il vostro quadratino più o meno a quest'altezza, quindi quasi attaccato a ridosso. Poi per andare a mirare andate a fare un semplice trucchetto: prendete come riferimento la mano destra del portiere. Vedete qui io prendo la traiettoria della palla che finisce più o meno sulla mano destra del portiere, vi metto questo piccolo segnetto in maniera tale che ci fate caso. Una volta preso il riferimento della mano del portiere e una volta dato il tiro d'esterno con praticamente il coincidere sull'angolo retto, vado a caricare sulle tre tacche e vado a rilasciare la mia punizione. Se ci riuscite a mettere anche il timed finishing, raga, me lo fate proprio perfetto, e vi assicuro che alle volte, anche se prendete il giallo, l'importante è che lo provate a fare il timed, perché comunque busta la conclusione. Quindi, fatto tutto questo procedimento preliminare, mi andate a caricare, vedete in basso a sinistra, le tre tacche. Qui sto ancora posizionandomi perfettamente. Caricate le tre tacche e, ragazzi miei, esce una traiettoria imparabile per il portiere. Andiamo ad analizzare quest'altro calcio di punizione. Qui siamo più o meno su posizione speculare, infatti ci troviamo sempre sui 22-23 metri. Però andando ad analizzare quello che è il comportamento del nostro avversario, vediamo che lui, spaventato da un tiro di interno, quindi il classico tiro a giro, mi va a muovere la barriera. Quando fa questo movimento, di movimento della barriera, però inevitabilmente il suo portiere, vedete che fa un passo al centro della porta, in maniera tale da riuscire a coprire entrambi i lati in maniera equa. Però noi possiamo fregarlo allo stesso modo, quindi non più sul suo palo, perché qui ci ha tolto questo angolo di tiro mettendo la barriera, anche coprendo quest'altra opzione, ma passandogli alle spalle. Quindi ancora una volta, tiro d'esterno che noi andiamo a selezionare sempre con il quadratino sopra l'angolo retto. Poi prendiamo come riferimento più o meno quella che è la telecamera di bordo campo e ci posizioniamo di mezzo tra la telecamera e il tracciante della porta. Quindi vedete più o meno proprio qui dove c'è questo piccolo segnetto a terra, in maniera tale che ipotizziamo la nostra traiettoria del pallone ad andare alle spalle della barriera. Vedete, esattamente qua. Mi andate a caricare nuovamente, guardate,
qui in basso a destra con le tre tacche, e dopo aver caricato le tre tacche, sempre se riuscite mi mettete il timed finishing, e quello che ne viene fuori, ragazzi, è veramente un giochetto come rubare le caramelle a dei bambini, perché la nostra giocatrice parte con questa cannonata alle spalle della barriera, il portiere ha un riflesso rallentato nell'andare a intervenire e noi andiamo a segnare il nostro calcio di punizione anche in quest'altro caso. A questo punto magari vi starete chiedendo: sì, tutto bello, ma quindi io le punizioni solo di esterno le devo calciare quest'anno? Assolutamente no. Le possiamo calciare anche di interno, però per calciarle di interno abbiamo bisogno che l'avversario sia preoccupato e spaventato dal tiro d'esterno. Quindi analizziamo quest'altro caso qui. Vedete che praticamente il mio avversario muove la barriera perché è spaventatissimo dal tiro d'esterno. La muove anche troppo, poi ritorna leggermente sui suoi passi e mi lascia scoperto tutto questo spazio qui. Io ancora potrei anche andare a calciare d'esterno, però è un peccato non andare a punire l'avversario che mi lascia questo spazio. Quindi che cosa faccio? Ancora una volta io mi vado a prendere come riferimento, stavolta per il tiro d'interno, quindi muovendo il cursore del calcio di punizione in basso a sinistra, sempre dove c'è l'angolo retto. Vedete che cambia, qui c'è scritto tiro di interno ad effetto, ora non più tiro ad esterno. Mi vado a prendere come riferimento praticamente la spalla dell'ultimo giocatore in barriera. Vedete che è coincidente con la linea del calcio di punizione della traiettoria. Vado a caricarmi sempre le mie tre tacche e vado a fare il mio timed finishing. E ragazzi miei, anche in questo caso viene una punizione che si va a insaccare alle spalle del portiere, proprio come in questo caso, che non può nulla con un calcio piazzato così tirato con questa potenza e questa precisione. Andiamo però ad analizzare un ultimo scenario, perché giustamente mi avete detto sì, e l'ho battuta ad esterno e l'ho battuta ad interno, e magari l'avversario a una certa lo capisce, mi chiama l'uomo sul palo, mi muove il portiere, muove la barriera fatta sistemata, anche se pure se vi mette l'uomo sul palo, ocio, perché se gliela tirate fatta bene si bugga e segnate uguale. Quindi non abbiate paura di calciarla se siete sicuri e avete anche un buon tiratore, chiaramente. Però comunque potreste avere l'idea di dire: adesso variamogliela e tiriamogliela in un altro modo. Bene, quindi come gliela calciamo? Adesso noi partiamo con la nostra solita Putellas che va sul punto di battuta. Però vedete che a un certo punto accanto a lei si manifestano altri due giocatori. Come facciamo a far apparire questi altri due calciatori? Molto semplice: per far apparire il calciatore di destra schiacciamo R2, quindi il grilletto destro; per far apparire la giocatrice di sinistra schiacciamo L2, ovvero il grilletto sinistro. A questo punto andiamo a vedere che io vado a passare la palla e battere un calcio di punizione ravvicinato per muovere un po' la barriera, quindi per muovere anche un po' la squadra dell'avversario e sfruttare gli spazi che si vengono a creare. Perché vedete, io facendo questo tipo di battuta con la giocatrice che riceve palla posso andarmi a prendere tranquillamente questo corridoio, soprattutto se il mio avversario è pigro, perché vedete qui si va a prendere il giocatore troppo distante dall'azione, e magari scagliare un tiro da distanza più ravvicinata e sorprendere il portiere. Come si fa a battere questo calcio di punizione? Semplicissimo. Quindi dopo che avete chiamato i giocatori con R2 e con L2, per poter procedere al passaggio, quindi allo schemetto, mi andate a schiacciare L2 più X. Con L2 più X il nostro giocatore di destra mi va a passare la palla al giocatore di sinistra, che è quello che si trova libero in posizione di sparare poi in porta. E questo è un vecchio trick che veniva utilizzato anche in passato per battere le punizioni, e che può essere concatenato anche ad una finta. Per cui se per esempio voi mi tenete premuto R2 e poi mi fate una finta di tiro, quindi mi fate R2 più quadrato barra cerchio X, mi fate partire il giocatore, quindi Neymar farà una finta, scatterà verso la porta e poi voi magari con la X gliela potete passare. Anche questo è un metodo simpatico per battere le punizioni, soprattutto quando beccate qualcuno che ha iniziato a giocare da poco, magari anche non si aspetta di dover difendere un calcio piazzato del genere e ve ne uscite puliti. Però quest'anno, secondo me, il metodo migliore per batterle è calciare d'esterno forte, sia sul palo del portiere che dietro la barriera, perché è veramente, veramente qualcosa di incredibile. Ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere se già avevate studiato questo metodo, se lo proverete e se riuscirete ad utilizzarlo. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata. Un salutone dal vostro Piperoschi e a presto. Ciao.